cosa ti spinge a fare la volontaria il sabato sera, l'una di notte, in giro per le strade con un'autoambulanza? Beh, un modo diverso per passare il sabato sera, e non semplicemente andando magari a bere, ma prevenendo quelli che potrebbero essere alcuni incidenti, che a volte sono anche mortali, e dicendo, mandando anche un massaggio ai giovani, che ce ne vuole in questo periodo. Ho degli amici che alzando il gomito hanno avuto delle disavventure sulla strada, e non parlo di disavventure leggere, quale può essere quella appunto di essere fermati da una pattuglia in servizio, ma incidenti, quindi cose anche più gravi. E credo che purtroppo fra i giovani ci sia veramente un totale non accorgersi di quanto sia problematico mettersi alla guida di un'automobile bevendo, perché non si mette a repentaglio solo la propria vita e la vita delle persone che siano a bordo, ma anche la vita di tutte le persone che in quel momento ti sono vicine. Girando per locali vedi che effettivamente anche dalla parte dei giovani non c'è nessun interesse a pensare al dopo il bicchiere, cioè si pensa tantissimo al bere un bicchiere detto l'altro, a vedere che in quel momento stai bene, ma non capisci che stai facendo un grosso errore. Come mai secondo te non c'è la percezione del pericolo? Non c'è la percezione del pericolo perché in generale si vive con la percezione del momento. Inizi la serata col primo bicchiere e non sei ancora carico, diciamo. Poi arriva il secondo, arriva il terzo, inizi a ridere, inizi a divertirti, ma in una maniera errata, veloce, cioè non devi cercare divertimento solo con l'alcol. Quante ore fate di solito di notte? Sono da mezzanotte più o meno alle 7 del mattino. Volta più, qualche minuto in meno, qualche minuto in più, dipende dai casi poi. Sembrate freschi, ma vi riposate prima? Come affrontate la notte? Dopo si dorme quando si arriva a casa, c'è adrenalina quando si è lì, poi dopo si cade quando si smette.